Buongiorno Italian Team, buonasera, benvenuti con il consueto appuntamento del martedì sera, la prima 100% della settimana. È arrivata la Pro League sul circuito Brianzolo di Monza e intanto andiamo a presentare chi stasera sarà qui con voi, ovviamente il solito Andrea Longagnani per i più di Erlong. E questa sera c'è un ritorno un po' inaspettato, il buon Michael De Benedetti in arte Tucumic. Ciao Michael. Buonasera a tutti, ciao Andre. Torna la DG, torna il taccuino, ma non il taccuino più famoso del mondo, bensì una persona che mangiava la mela. Una persona che mangiava la mela, si allietava con... cercava di addolcirsi il buon Andrea Badolato Fitandre. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E ora siamo nello splendido circuito di Monza, tanti magari lo definiranno un pochettino noioso per i suoi lunghi tratti rettilinei con qualche variante, la prima variante, la variante della Roggia, le due di Lesmo, la Scari che quest'anno è veramente molto molto bella da fare, però comunque quando si parla di Italia e italianità, il Tempio del Motore ovviamente ci si ricorda di Monza. Il tracciato che è stato più a lungo nella storia del calendario della Formula 1, anche se quest'anno finalmente, ovviamente nel 2021, quando rinizierà il campionato, ci sarà anche Imola, quindi io qui faccio subito un pochettino di spola con il buon Andre. Finalmente Imola è tornata, direi. Beh, io ancora c'ho in mente Imola del 95, uno degli ultimi appuntamenti con... c'ho ancora, vabbè, la VHS appartenga ai vecchi, diciamo, come dire, alla vecchissima... ai duelli tra Berger, Alesi, Schumacher, De Monil, quindi Imola per me, diciamo, è un pezzo di storia della Formula 1, voglio. Beh, ovviamente... un po' di vecchiaia. Tra l'altro non sarà più, ora per finire il discorso, non sarà più Gran Premio di San Marino, ma sarà Gran Premio dell'Emilia Romagna, quindi un pochettino di romanticità l'ha tolta, però comunque ritornare a vedere due circuiti italiani in calendario. Intanto la classifica al momento della qualifica, quando mancano 8 minuti e 40 secondi, la guida al momento Mauro Gold, il pilota che è tornato in vetta alla classifica, 5 soli punti che lo separano dal suo rivale, ovvero Drago Lievitato, che è tuttora in pista. Vediamo se vedo intanto John Rambo che si mette davanti al suo compagno di squadra Mauro Gold, vediamo se tirano con la scia. Intanto Marco Gano in 1:18.468 scalza di 4 decimi il buon Mauro Gold, che inizia adesso, infatti si tirano la scia le due McLaren. Vediamo se questo potrà pagare al pilota attualmente in testa alla classifica. C'è anche il buon Drago che si sta lanciando al momento, quindi andremo a vedere cosa farà per lui il suo primo giro lanciato. Sono tutti in pista al momento, ovviamente tranne Marco Ganu che sta rientrando ai box. Andiamo a vedere nel dettaglio intanto le gomme che stanno utilizzando e cosa sta facendo i parziali di Mauro Gold, che arriva al momento alla Lesmo 2. Si lancia sul rettilineo, seconda zona DRS per lui, arriverà adesso la fotocellula del DRS, meno 28 millesimi, sì, tutto sommato in linea con il suo giro precedente. Comunque fa un po' effetto vedere Marco Ganu là davanti, ritornare là davanti. Abbiamo visto che il pilota Haas sta migliorando un gran tempone lui, o se Marco Ganu o se Mauro Gold riuscirà a scalzarlo. Invece no, si migliora di 32 millesimi, ma rimane in seconda posizione. C'è Danix nel secondo settore che toglie 91 millesimi, arriva adesso all'Esmo 1. L'Esmo 2 poi si va qua, quest'anno non concede tanto il gioco, non si può più andare al di là del cordolo assolutamente di l'Esmo 2. Però concede tanto qui, infatti 47 millesimi sopra al suo giro Danix. Trova traffico, vediamo se si tira con la scia.
scia minima per il pilota Mercedes, che ricordiamo è subentrato a, purtroppo a Mister X. E questa sera c'è anche arrivato purtroppo il ritiro di Just Lawler, quindi rimpiazzato subito da Overboost 16. Manca Birillo Dog, c'è Kaiser Massi nella scuderia dedicata alle wildcard, quindi vedremo se il pilota questa sera in veste Renault già confermerà quello che ha fatto vedere di buono nella sua sostituzione in Ungheria in Prime League. Tanto Danix si è migliorato, andiamo 36, cartista 1.18.760, quindi al momento molto molto serrata la battaglia per la prima posizione, che sembra al momento, quando mancano 5 minuti, un duello tra Ganu e Drago di Vitato, che sono gli unici ad aver dato un distacco abbastanza sostanzioso. Michael, intanto che tutte le persone vanno, tutti i piloti vanno ai box, ti chiedo un po' cosa ne pensi di Monza. Ovviamente tanti rettilinei, poco, poco spazio alla tecnica, però intanto si vedrà. Ma, non sono un grandissimo fan di Monza, preferisco anch'io Imola, ma comunque sia, correre in Italia fa sempre il suo effetto. Squadra, i piloti saranno molto scarichi con l'assetto e si punta molto molto sulla velocità, anche se abbiamo visto che quest'anno le varianti sono un po' più difficili, almeno secondo me, da interpretare rispetto agli altri anni, però comunque sia, gli assetti sono sempre molto molto scarichi di aria. E comunque ieri sera abbiamo visto una qualifica molto equilibrata in sport, e stasera anche tutti molto vicini. Ahimè, me la sono persa, ero già a letto da un bel po', a quel momento ero molto stanco ieri, quindi mi ragguaglierete. Bene, molto bene. Intanto vediamo che c'è Overboost, che è il primo pilota a tentare un altro giro cronometrato con la sua Williams, quindi prima apparizione come pilota ufficiale. L'abbiamo visto tante volte in Formula 2, l'abbiamo visto in Open, quindi pilota che comunque correva nel 2015-2016, se non mi sbaglio. Quindi c'è un bloccaccio in curva 1. Però toglie 294 millesimi al T1, vorrei farli anch'io questi leggeri bloccaggi per poi togliere 3 decimi nel primo settore. Andiamo a vedere l'ESMO 1 per lui. Diamo un board col pilota della Williams, l'ESMO 2. No, al limite. Al limite. Era al limitissimo con la linea bianca. 334 millesimi tolti anche nel secondo settore, quindi in linea per un 18,9 il pilota della Williams. In linea per una terza fila. Eh sì. Se non addirittura seconda. Vediamo quindi parabolica. Si lancia sul rettilineo principale al momento Overboost. Vediamo quanto sarà il tempo. 1.19.113. Ah, annullato? Ah, ok, sì, annullato. Annullato il giro per Overboost, che comunque andava a finire di poco davanti al suo compagno di squadra Flaminio. Sì, ma sembrava dentro comunque l'uscita dell'ESMO 2, invece gliel'ha annullato. Probabilmente gliel'ha annullato lì, sì. Sì. O magari all'Ascari, non abbiamo visto bene. Intanto c'è un po' di parapiglia perché si stanno lanciando tutti i piloti, con Danix che sta scaldando le gomme. Si lancia anche Z Pro Mauro. Si lancia Miche Mai. Allora, al momento Lele Salva e Miche Mai sono i piloti. E urca Lele Salva, 6 decimi tolti al T2. Vediamo cosa farà il pilota della Racing Point. Trova una McLaren davanti a lui. Questa scia gli può far bene. Vediamo. Tocca leggermente l'erba in entrata di parabolica, ma arriva sul traguardo Lele Salva in 1.18.500, seconda posizione, prima fila ovviamente provvisoria per il pilota della Racing Point. Andiamo a vedere intanto Mauro Gold, che rimane comunque in linea e trova traffico Mauro Gold. Questo potrebbe essere veramente una gran pecca. Vediamo. Il punto peggiore poi. Tra le due l'ESMO.
Però ha preso una scia incredibile poi sul rettilineo, infatti 177 millesimi tolti. Forse non ha perso. Quello che ha perso forse l'ha guadagnato tutto in scia. Sì. Vediamo, si lancia verso la parabolica, arriva alla staccata. Al momento quinto Mauro Gold. Vede poco più avanti il suo rivale Drago Lievitato. Vediamo 1.18, 667.66, non si decide il gioco. Si piazza in quarta posizione dietro a Drago Lievitato. Tanto anche Advance Apple. Danix settimo e mica mai nono, si sono migliorati. Anche Advance Apple 1.18.821 per 7 millesimi davanti a Danix. Vediamo chi è che sta completando il suo giro. C'è Z Pro Mauro che sta togliendo 4 decimi. Arriva alla parabolica. Vediamo il pilota Hassel che tempo farà. 1.18.482 al momento. E prima fila Hass. Incredibile. Vediamo se. Vediamo se glielo permetterà Drago Lievitato. Che sta arrivando anche lui verso la parabolica. Ok, cartista abortito intanto. Marco Gano ha preso bandiera, quindi non potrà più tentare un giro. No, Drago Lievitato 1.18.436. Rovina il sogno della scuderia americana della Haas. E si piazza lì in prima posizione. Beh, pochissimo, per 32 millesimi è davanti, quindi bella qualifica. Sono tutti lì, guarda, i primi 4 in 67 millesimi. Dado Izzi sesto. Dado Izzi sesto. Vediamo se c'è qualcuno che sta concludendo il giro. C'è Flaminio che si sta migliorando di 13 millesimi e alla Scari adesso. Vediamo, quindi il pilota Williams. È arrivato lungo. Ha abusato troppo del cordolo. Sì, non perdona quest'anno. Sta arrivando John Rambo. No, abortisce il giro, vai box. Quindi credo che siano. Attenzione, tanto c'è stata una leggera sportellata tra bot. Quindi è finita così. È finita la qualifica con Giovi che non è riuscito ancora a fare un giro, purtroppo. E quindi partirà ultimo. Kaiser Massi in 1.19.8. Penso si voglia togliere dalle situazioni un pochettino. Penso che abbia un po' di ruggine anche da togliere. Anche. Comunque ci chiedono chi c'è. Intanto salutiamo tutta quanta la chat. Il buon di legge ci chiede chi c'è in telecronaca assieme a me. È il buon Tukumik che è ritornato. Abbiamo tirato fuori dal sarcofago dopo un po' che manca. Mi avete resumato. Infatti se l'ho sentito un po' cupo Ho detto a quest'anno parlare, non faccio telecronica, tanto mi sentiranno in parti qualche podio, invece mi sa che devo tornare in telecronica. molto bene. Allora andiamo a vedere i risultati di questa qualifica con Drago Lievitato in prima posizione, completa la prima fila Marco Gano, grandissima pole position per lui, poi Z Pro Mauro in terza posizione, Lele Salva in quarta, Mauro Gold in quinta, Dado Izzi in sesta, settimo Cartista, ottavo Advance Apple, nona e decima posizione per le due Mercedes. Mauro Gold che scrive dai Mauro Gold, bellissimo, poi fuori dalla top 10 Fitalesi in undicesima posizione, dodicesimo Overbus, tredicesimo Flaminio, quattordicesimo John Rambo, quindicesimo il buon Kaiser Massi e sedicesimo Giovi. Queste le posizioni in griglia di partenza. Tanta attenzione perché John Rambo ha preso una penalità, sì. Non vorrei che fosse stato il contatto ai box tra i bot. È proprio quello, sì. È un gran peccato perché a questo punto, sì, oddio, partire quattordicesimo, partire sedicesimo cambia poco, però è un gran peccato per il pilota della McLaren. Sì, io non vorrei che in gara piove, perché comunque sia sono dei tempi buoni ma non eccellenti. Allora, magari hanno un assetto un po' più da bagnato, forse. Io me lo auguro, non per altro, perché non abbiamo mai visto più di due sessioni bagnate, più di due categorie bagnate alla settimana, il che vorrebbe dire che poi Master e Prime sarebbero asciutte, quindi sarebbe un po' molto più divertente, a meno che il gioco non, la cabala non ci smentisca, ecco.
4 gare bagnate via. Sì. No, Il buon Andre che stava per intervenire, credo che no, quattro gare dico bagnate sarebbero il massimo dopo gara tre. bagnata, gara fortunata, Dopo quindi 3 settimane di ferie si fanno ancora esatto. sentire. Dici, Ma sai, è come quella settimana di sì. lavoro da rientro, e dici: no, Ma vabbè, sì, tocca lavorare, devo esatto. ritrovare il ritmo. È il lunedì settimanale. Esattamente, esattamente. Ma se ieri non avessi piovuto ero un po' più contento, però Molto c'è bene, sempre. intanto al momento non piove, vediamo che il cielo comunque è cupo sopra quel di Monza, quindi magari ci sarà una Pro League come l'anno scorso, quando arrivò lo scroscio di pioggia dopo la metà gara e vide la grandissima vittoria di Alesi su 28-30 giri di gomma soft insieme Mamma mia. a Nicola che passò per primo sul traguardo. E poi per le penalità credo che non abbia ottenuto la vittoria. Stanno per partire. Intanto Gianlu Coco riscatta un bevete. Quindi, Michael, se vuoi bere un bicchiere d'acqua, poi il prossimo lo faccio io. Va bene. Partono le vetture per il giro di formazione con l'Alfa Tauri di Drago lievitato. Oddio, attenzione alle coincidenze. Io non vorrei buttarla nella gufata. Ma quest'anno ha vinto un Alfa Tauri a Monza, nella realtà. Quindi non vorrei buttarla in gufata. C'è un Alfa Tauri in prima posizione. Un 2020, perché anche se siamo nel 2021, comunque il gioco è del 2020, che bacia l'Alfa Tauri a Monza al momento. Possiamo dire anche che Mauro Gold potrebbe fare il Sainz allora. Eh beh, sarebbe bellissimo. Speriamo non ci sia un disastro come è successo a Monza, ma che sia una gara un po' movimentata alla Pro League, la solita gara di Pro League con tutti che se la possono giocare fino alla fine. Ma quella dell'anno scorso è stata divertente, intro, dai. Sì, assolutamente, è stata molto, molto bella. Non si riuscivano a capire le strategie, anche perché Di si piede aspettava a appunto. tutti che i primi si fermassero con quella gomma soft che penso sia arrivata a 90-92%. L'anno scorso era molto difficile forare, l'unico che forò era il buon Ralfo alla prima di campionato. Quindi è stata divertente. Stanno arrivando le macchine in griglia di partenza con le due as che vedremo cosa faranno contro Drago Lievitato e soprattutto Mauro Gold, come tenterà almeno di portarsi molto molto vicino al suo rivale per evitare un altro switch, perché sono stati almeno tre cambi di posizione lassù. Ormai si può dire che il campionato, a patto di stravolgimenti di fronte, però si può dire che ormai il campionato se la vedono loro due, ecco, i piloti un pochettino più costanti sono stati loro due. Eh sì, penso proprio di sì. Zeta Pro Mauro non è lontanissimo, ma comunque sia sono tanti punti da colmare a due piloti che comunque stanno sempre lassù, quindi penso che è una cosa a due, sì. Vediamo quindi, le vetture sono pronte per questo Gran Premio d'Italia della Pro League. Si aspetta solo John Rambo che vada a sistemarsi sulla sua casella di partenza. Tanto la situazione gomme vede i primi 11 su gomma soft e da overboost a John Rambo su gomma media, quindi abbastanza standardizzate. Non vediamo i semafori. Sono Ma parte spegnute. il Gran Premio di Monza, buono lo spunto subito di Drago Lievitato. Attenzione però dietro alle due as con Zeta Pro Mauro che si fa cattivissimo all'esterno di Drago Lievitato. Vediamo se riusciranno a tenere almeno la seconda e terza posizione. Zeta Pro Mauro riesce a passare il suo compagno di squadra. C'è stato un po' di un parapiglia là dietro con Advance Apple Non che so ha se passato Cartista. Vediamo se ci sono danni. forse Fleming ha toccato Alesi in frenata, non so se ha rotto qualcosa. Allora, al momento non vedo danni sulla Williams di Flaminio e neanche sulla Ferrari di Alesi. Quindi al Ecco, tutto a posto. momento, a meno che non Intanto ci sia quel Dato danno maledetto, beh, verdognolo. Da Dovizia ha passato Mauro Gold, che
che si è trovato un po' imbottigliato. Tanto mica mai ce l'avevano detto che poteva avere problemi di connessione. Attenzione perché Cartista contro Danix a rettilineo all'esterno. Vediamo se Danix forse l'ha staccata per passare il pilota della Racing Point. Grandissima staccata da parte della gemella della Pantera Rosa, la Mercedes 2018-2019. Esattamente. Quindi attenzione. Vediamo tutti però tutti molto vicini. Devono capire un po' chi ne ha di più tra Zeta Promauro e Marco Ganu. Tanto Alesi ho visto passare Kaiser Massi. Non vorrei che siano desincronizzati. Sì, ovviamente. Il coso Flaminio al primo. Eh sì. Dando Giovia ai box. Via la grafica. Giovia ai box. L'avevo visto ingarrellato con Mauro Gold. Monta gomme medie. Cambia l'ala. Sì. Era partito anche con gomme medie. Ed è costretto subito a cambiare. Tanto ovviamente Overboost passa il fantasma di Mike Mai, ma c'è anche battaglia tra Kaiser Massi e Flaminio, con Kaiser Massi all'esterno di Lesmo 1 e Lesmo 2 appaiati. Ancora attenzione ad andare troppo su quel cordolo. Vediamo, si lanciano tutte e due verso l'Ascari. Grandissima battaglia. E passa, no, non passa perché c'era la Williams di Overboost che mi ha tratto in inganno. Ovviamente la Renault a panino tra le due Williams. Vediamo se a questo momento Overboost può tentare un attacco in parabolica. Attenzione perché si lancia il pilota della Williams molto molto vicini i due. Bravissimo Kaiser Massi a vedere le consuete freccette e a lasciare lo spazio a Overboost, che al momento tenta di passarlo in tutti i modi. Arrivano alla prima variante, staccatona sia di Kaiser Massi sia di Overboost, ma alla fine, oh, attenzione perché è arrivato lunghissimo, e allora Kaiser Massi si rinfila. Attenzione perché ci potrebbe essere la curva grande fatta tutte e due ruota a ruota. Overboost ancora dentro. Ancora Overboost. Arrivano alla roggia con il pilota della Williams, che alla fine di tenacia passa Kaiser Massi e si porta dietro al suo compagno di squadra. Bel sorpasso. È voluto e cercato di cattiveria, anche se è arrivato abbastanza lungo alla prima variante. Tanto là davanti a occhio perché Drago gli è evitato e ha un secondo. 9,68, attenzione. Manca qualcosina. Credo che ci vorrà ancora un giro per portare Mauro Gold su Dadoizzi. Credo che aspetterà almeno il rettilineo che porta la prima variante, anche perché l'elle salva è 1-2. Sì. Quindi ha perso il DRS. Ha fatto gli straordinari con l'Hertz Zeta Pro Mauro per restare in zona DRS a Drago. Qua è difficile perché sono tutti nel DRS di tutti, e quindi Mauro Gold deve desistere. E a 1-4 l'elle salva. Non vorrei che abbia scelto un setup. Intanto attenzione perché ho visto là dietro di nuovo Kaiser Massi ripresentarsi all'interno di Overboost. Poi qua la perde un pochettino in trazione, quindi occhio perché c'è John Rambo dietro di lui che potrebbe tentare il sorpasso. Intanto è stato Promauro. E infatti è così perché John Rambo all'interno. C'è stata una piccola sportella tra i due. Speriamo che non abbia riportato danni né Kaiser Massi né John Rambo. Credo che non se ne sia accorto il pilota Renault. Sì, zero danni sembra. Comunque occhio al Zeta Promauro che ha 3 decimi da Drago. Eh sì, forse un errore del pilota dell'Alfa Tauri. È arrivato lunghissimo alla fine della Ascari. Mauro sta dando tutto con l'Hertz per rimanere sempre lì nel DRS di Drago. E invece l'elle salva sta sprofondando, ovviamente qua il DRS fa tanto. Sì. E quindi sì, sarà preda facile, credo, di Dadoizzi. Là davanti non succede nulla, invece Dadoizzi spalanca l'ala posteriore mobile. Si porta sull'elle salva.
All'interno della primavera, Attenzione, Kaiser Kaiser Massi, Massi no. si è ritirato. Kaiser Massi, a questo punto mi viene da dire che, oh, safety car virtuale, vediamo se fortunatamente De Dovizio è riuscito a passare in tempo le salva, quindi vediamo. No, non ci credo. All'uscita della parabolica. No. All'uscita della parabolica, credo che sia arrivato sul cordolo, abbia trazionato male. Non ci credo, a me è successa la stessa cosa a me ieri sera, ma non ho rotto la sospensione. Attenzione, perché Mauro Gold sta prendendo tanto spazio, ma è appunto. Ah, si riparte. È stato veramente tanto intelligente Mauro Gold perché è riuscito subito a dare gas con l'ele salva Invece che da si fa Luizzi. vedere. Occhio perché dietro Alesi si fa vedere su cartista, decide di desistere. Io credo che al momento Dadoizzi debba, Dadoizzi e il gruppone dietro fino ad Alesi debbano tirarsi per andare a riprendere i piloti davanti. Assolutamente d'accordo, ma Dadoizzi ha perso quasi un secondo in ripartenza dalla virtual. Attenzione, perché Zeta Pro Mauro è vicino a Drago Lievitato, vicinissimo. Vediamo se tenterà il sorpasso, si fa vedere, desiste poi saggiamente, non vuole. Oh, intanto l'ele salva, aia, l'ele salva su Dadoizzi, se iniziano a sorpassarsi e controsorpassarsi perdono di più però, perché là davanti non si stanno sorpassando, c'è un patto di non belligeranza. Assolutamente. Bisogna restare scia e provare a Tentare il più derivare. possibile, anzi ricaricare l'ERS quando si è là dietro, anche se l'ele salva comunque al momento ha recuperato 2 decimi. Sì, infatti forse ha trovato un po' di ritmo e quindi era mancato nei primi 5 giri. Urca, li stanno recuperando, attenzione, perché poi potremmo vedere un gruppone che arriva fino ad Alesi. Quindi 10 piloti, poi ovviamente dietro ci sono Flaminio Overboost, John Rambo che hanno gomma media. Lo sfortunato Mike Mai, che credo sia rientrato in lobby. No, No, non non è ancora. rientrato. E Giovi che purtroppo ha subito un danno all'ala, è dovuto rientrare ai box e ha montato un'altra gomma media. Occhio a Mauro che è vicinissimo, Zeta Pro Mauro Ma ultimamente. non credo voglia sorpassare. Ma Credo secondo me che si facciano neanche. trainare fino a. Però si sta Attenzione! avvicinando troppo, Si si sta sciupava. avvicinando troppo. Ah, vediamo. E invece mi smentisce così. Zeta Pro Mauro passa avanti. Credo anche che Drago Lievitato abbia detto: vai, tira tu. Perché non ne ho più di Ma secondo me ERS. Zeta Pro Mauro ha capito di averne qualcosa in più e si voleva mettere davanti lui per provare a dare uno strappo. E vediamo allora Occhio anche a Marco Marco Gano, Cano. cosa farà. Vediamo, 1-4 tra l'ele salva e Gano. E se iniziano a battagliare là davanti, non credo che questo piaccia a Drago Lievitato, che piuttosto se vede che i suoi diretti inseguitori, come Marco Gano e come prima era Zeta Pro Mauro, ne hanno un pochettino di più, si metta dietro e si faccia trainare. Anche perché qui non si fa tanta differenza, come stile di guida, anche perché è tutto un rettilineo, ci sono poche curve. È uscito vicinissimo Marco Gano dall'Ascari. Drago sembrava averne all'inizio di più, poi perso un sacco. Vediamo adesso se Marco ci prova. Mamma, Marco Gano l'ho visto sgondolare tantissimo in uscita dalla parabolica. Vediamo se ci sarà l'attacco, ma ovviamente ma Drago adesso farà Lievitato ha il DRS. DRS. Vediamo se Drago attaccherà, Ci si fa prova. vedere. Ha Si fa vedere, ma sì, rotto l'ala, ha rotto l'ala, ha rotto l'ala, ha rotto l'ala l'ultimale. Drago perché è arrivato tanto più veloce di Zeta 4 Pro giri. Mauro ed è Peccato, andato a peccato. impattare la As e questo ora a Monza non tanto per le cose dette prima, però comunque si fa sentire. Sì, anche perché comunque sia durante la sosta devi cambiarla E infatti e guarda sei l'ele salva inseguito. quant'è. Dopo questo contatto a 1-1. Sì.
Advance Apple. Attenzione, Mauro Gold. Si è girato Mauro Gold. Si è girato Mauro Gold tra l'ESMO 1 e l'ESMO 2. Colpo di scena importantissimo. Aveva rotto l'ala drago lievitato. Questo faceva sì che il gruppo dietro si avvicinasse abbastanza. E di questo gruppo faceva parte Mauro Gold. Ma tra l'ESMO 1 e l'ESMO 2 ha perso la macchina, quindi fa passare il suo compagno di squadra e credo che tornerà ai box. Ha rotto anche il castello. Ha rotto anche il castello centrale. Disastro per Mauro Gold. Vediamo quindi cosa succederà là davanti. È rimasto lì, comunque si è sciato a Mauro. Si è dato Mauro. Ma credo che sia ancora più invogliato a rimanere ai box, a rimanere al attenzione momento. Oh, Cartista si ritira, attenzione! In uscita. Attenzione! Al momento safety car! Safety car, non ci credo. Non ci posso credere. Cosa è successo? Non ci credo. Pazzesco. Beh. Inizio non male e mi permetto di dire Mauro Gold baciato dalla fortuna al momento. Sì, assolutamente. Perché poteva essere la fine e adesso saranno costretti a... Oddio, cosa sta succedendo intanto? È uscito Mauro Gold... No, sono dietro la safety car! Gli fa sorpassare, ok, li fa sorpassare, sì, ha acceso la luce verde centrale, quindi possono sorpassarla tranquillamente. E adesso vedremo. In questa situazione Drago finirà in nona, decima posizione probabilmente e rischia di essere imbottigliato per tutta la gara. Eh sì. Ma hanno il Delta. Continuano. Mauro Ganu e Z Pro Mauro continuano, rientrano anche Alesi? Sì, anche Alesi. Anche Alesiri continua. Vediamo dove finirà. Intanto andiamo a vedere la mappa. Continua anche Flaminio e Overboost. È davanti a Mauro Gold. Sì, vabbè, Mauro deve rientrare e deve cambiare l'ala, quindi Mauro sarà ultimo. No, ha già cambiato l'ala. Sì, è vero, ha già fatto la sosta, sì, vero. Vediamo se riuscirà a passare almeno il bot di Mikemai che... No, Mikemai sta ripartendo adesso dalla piazzola dei box. Oddio, forse ce la fa. Vediamo. Ce l'ha fatta. Top. Sì che è trasparente, però comunque sia da un fastidio. È un po' di fastidio in ripartenza, magari te lo poteva dare, eh. Quindi... comunque hanno continuato tutti i piloti che erano su gomma gialla, ovviamente. E quindi sì, abbiamo Flaminio, Overboost e Rambo che potrebbero far da tappo a Lele Salva, da Doizzi a Advance Apple. Quindi non penso che sia del tutto scellera l'idea di continuare ancora con queste gomme soft, che tutto sommato non hanno ancora subito il cliff. Quindi Le gomme dovrebbero durare un'altra decina di giri, credo. All'incirca. Quindi loro continueranno a spingere là davanti, sia da Z Pro Mauro che Marco Gano Calesi. E Lele Salva, da Doizzi, Advance Apple, tutti questi piloti che erano molto molto vicini, tutti attaccati ai primi tre là davanti, dovranno passare questo terzetto di piloti che non credo sia facilissimo, perché continueranno a tenere il DRS tutti e tre, quindi saranno molto molto difficile da passare. Comunque sia Marco Cano difficilmente attaccherà Z Pro Mauro. Le due as vanno così fino alla fine e poi vedremo se ci sarà battaglia interna. Hanno una grandissima possibilità di fare ritmo, andare il più lontano possibile per poi fare un'altra sosta, considerando che gli altri comunque dovrebbero fermarsi poi. Sì. A meno che questa media non faccia 42 giri, se rientra adesso la safety car. Giovi ai box?
Sì, Geoffrey Box, che lui comunque sia era partito con la gialla e doveva fare il cambio mescola, infatti ha messo la rossa. Aveva usato due gialle e doveva fare per forza il cambio di mescola. Vediamo se la safety car aspetterà Giovi oppure rientrerà in questo giro. Dovrebbe Tuttavia arrivare a per breve la risposta. C'è una luce verde centrale, ma no, Ma continua. penso, sì, penso che continua, Continua e aspetta quindi ancora un giro. anche se l'anno scorso ci ha abituato a spegnere le luci alla parabolica, però In effetti, ritornando ai pensieri e a quello che successe l'anno scorso, in Prime ci fu un devasto incredibile con la safety car dove si ma ritirarono tre piloti. anche in pro era successo un casino con la safety car. Al momento continua la safety car, quindi Sì. penso sia scongiurato questo problema. Ieri l'ha spenta a fine T2, quindi si spera anche stasera. Tutti che scaldano le gomme, ovviamente. Credo intanto Giovi sia riunito al gruppone, quindi penso che sia l'ultimo giro sotto safety car per il ritiro di kartista all'uscita della prima variante. Perso la macchina in trazione, c'è stato anche il ritiro purtroppo di Kaiser Massi. Intanto i piloti molto puliti stasera, solo 3 secondi di penalità per Rambo. Per il momento io Per il aggiungerei. momento. Poi non so se Andre la pensa uguale oppure è tranquillo. Andre ha la bocca da No, no, aprire. devo dire che finora non ho notato particolari, anzi sono rimasto molto, molto sorpreso in senso positivo dei ragazzi. Per ora. Ora. Esatto, per ora o per il momento sono le due parole che conviene utilizzare anche perché mancano 41, no, 31 giri. No, 41 giri, cosa stai dicendo, Andrea? Vabbè, 41 giri al termine di questo Gran Premio d'Italia. Si capisce se si riparte o meno? Sì, Sì, safety ok. car rientra in questo giro. E quindi vedremo cosa faranno i primi tre là davanti con tutti su gomma soft, non sono rientrati. Poi quarta, quinta, sesta posizione per Flaminio Overboost e John Rambo con gomma media usata però. Sono partiti con questa gomma e dietro al gruppone Lele Salva, Dadoizzi, Advansepol, Danix, Drago Lievitato che aveva rotto l'ala su Zeta Pro Mauro e Mauro Gold che si era girato tra l'ESMO 1 e l'ESMO 2. Poi c'è stata la safety car. Riparte Zeta Pro Mauro e ha dato un gran strappone, ma attenzione perché dietro c'è Alesi subito contro Marco Ganu. È partito alla grande il pilota della Ferrari. Vediamo, arrivano alla prima variante all'esterno Alesi. Una lotta un po' Molto, molto vintage bravi. questa. Eh sì, un po' vintage tra Ganu e Con Alesi. Flaminio dietro anche. Comunque molto puliti al momento i piloti, con ovviamente Giovi che passa il fantasma di Mike Mai. Con Ganu che subito a un secondo e Zeta Promorro ha dato il tirone veramente. Sì, Mauro ha un bel passo stasera. Intanto ci sono i ragazzi dalla chat che riscattano tanti Oh bevete. Rambo, attenzione! Oh, attenzione Rambo! a John Rambo. Oh, Infila! attenzione perché Oh! Lele Salva ha provato a infilarsi. E di cattiveria Rambo si è rimesso subito in traiettoria. Con Anche un po' Dadoizzi, troppo, oh attenzione! occhio, occhio perché sono in tre, occhio perché sono in tre, occhio perché sono in tre alla Ascari con Tecnica Lele Salva, staccata! grandissima staccata di Lele Salva che si prende di cattiveria alla sesta posizione. Avevano già perso un secondo e sei, quindi dovranno Bravissimo Eric! recuperare Dadoizzi e dietro Advansepol che sta spingendo Dadoizzi. Arrivano all'esterno della parabolica con Gian Rambo che capisce di non doversi difendere lì. Un Pensa secondo e Rambo. mezzo perso. Mauro Sì, Gold ha Rambo gli ha perso un fatto un secondo e colpaccio. due. Attenzione perché c'è Giovi che sorpassa subito
Mauro Gold, questa è un punto importante con Gian Rambo che viene passato anche da Danix, con Danix che ne impicciona due. Incredibile, incredibile. Danix era dietro a Gian Rambo e Advan Seppel all'esterno, è riuscito a passare sia il pilota McLaren sia il pilota Ferrari, ma Advan Seppel non credo che gliela dia vinta così. Attenzione, perché Gian Rambo intanto è vero che Giovi si è portato davanti a Mauro Gold, ma Gian Rambo può far da tappone per aiutare il suo compagno di squadra. Sì, al momento i due leader del mondiale fuori da, dai punti. Qua festeggia Zeta per Mauro se dovesse finire così. Assolutamente sì, recupererebbe un bel po' di punti. Non riescono a passare Gian Rambo. Vabbè, adesso senza DRS è un po' più facile difendersi, anche se Gian Rambo qui esce male e si infila tra quelle vita. Ma non credo che sia semplice passarlo, e infatti si ributta. Oh, arriva lungo, attenzione, è arrivato lungo. Però adesso alla scia di Drago Limitato, quindi attenzione, non sarà facile passarlo per Giovi. Attenzione, perché per tenere la scia di Drago Limitato si fila all'interno. No, Gian Rambo, no, attenzione, no, arriva, no, lunghissimo, no, e ha rotto l'ala. Pazzesco. E qui purtroppo ha tentato un qualcosa di molto molto difficile, purtroppo Gian Rambo è arrivato lungo. Sì. Attenzione Drago su Mauro, ma gli lascia spazio. Molto corretto qui. È molto corretto Drago, gli ha evitato. Non una manovra felice quella di Gian Rambo. Assolutamente no, anche perché era troppo interno. Non l'avrebbe mai girata. Assolutamente no. Diciamo che se faceva la curva Drago non finiva bene. Attenzione, Lele Salva si è girato. Lele no. Salva alla Ascari. No, adesso. Oh, mamma. Oh. Si è vista bruttissima Giovi. Bruttissimissima. Ma Gian Rambo fa passare Mauro. Ma ripassa Lele Salva su Gian Rambo. E occhio, perché c'è Drago. Che credo da Doizzi, e Advan Seppel su Danix là davanti intanto. Sì. Restituisce Pumper Focaccia, Advan Seppel a Danix. Andiamo a vedere dietro intanto con Mauro Gold, che comunque capeggia questo quartetto composto da Lele Salva, il suo compagno di squadra. E 3 secondi per Zeta Pro Mauro. No. Attenzione, che aveva già dato 1:08 al suo compagno di squadra. Sì, aveva dato un bello strappetto dopo la ripartenza, e invece adesso questi 3 secondi pesano. Quindi vediamo se Marco Ganu riuscirà a tenere il ritmo del suo compagno di squadra, arrivargli sotto ai 3 secondi. O a meno che non ci sia un ordine di scuderia che dica: sei in lotta per il mondiale, prenditi 7 punti in più. Penso che il pensiero sia quello, come assolutamente campionato. Con tutto il bene per Marco, però assolutamente, anche perché 7 punti sono tanti. Se fossero anche solo 2 o 3 i punti, magari con il vecchio sistema 10, 8, 6 eccetera. Advan Seppel su Overboost passa il pilota Ferrari, che sta facendo una grandissima gara. Vediamo Danix su Overboost. Danix, anche sì, grandissima staccata del pilota Mercedes. Mamma mia, super sorpasso di cattiveria sulla Williams di Overboost. Credo che sì, l'ha girata anche molto molto bene, arrivando molto veloce. Tanto da due. Lele Salva su Mauro Gold alla Roggia. Un sorpasso anche questo. Credo che convenga al momento a Mauro mandare davanti Lele Salva. Credo leggermente largo alla Lesmo 1, però credo che ne abbia un pochettino di più. È vero che al momento Giovi
a gomma soft, quindi è normale che gomma soft è nuova, normale che ne abbia di più. Overboost, 3 secondi, di penalità. Sì. All'Ascari. Oh, si è girato Danix! Si è girato Danix! No. Mamma mia! Questa è stata una sfortuna per la macchina, letteralmente. Disastro, peccato per Danix. Stava facendo veramente una gran gara. Sì, assolutamente. Tanto Mauro risale in zona punti e prova l'attacco sulle risalvo un'altra volta. Vediamo, perché là davanti Giovi passa Overboost, Mauro Gold passa l'ele salva, ma attenzione perché gli si rimette di nuovo in scia il pilota Racing Point, però non riesce. Tanto ma Z Pro Mauro un secondo e 9 su Gun. Si deve guardare il pilota dell'AS in seconda posizione da Alesi che sta arrivando. E anche Flaminio che sta reggendo un gran passo con queste gomme medie. Ovviamente i piloti su gomma soft da adesso in poi ce l'avranno un po' più dura. Invece Flaminio tutto sommato può anche decidere di continuare per la sua strategia. Sì. Danix sì, ai box. Flaminio con la sua strategia rischia di giocarsi il podio. Danix ai box ovviamente e monta altre gomme media. Monterà un'ala nuova. È anche uscito dai box. Vediamo, un gran peccato, ha fatto veramente un bel sorpasso quando aveva passato sia Advance Apple che Overboost. Comunque bisogna capire i piloti che si sono fermati sotto safety car se rientreranno o meno, ma Flaminio ha una bella chance dopo quella soft di giocarsi il podio. Assolutamente sì. Oh, bandiera gialla, si è girato di nuovo e le salva. No. Credo che sia arrivato un goccio lungo. È arrivato un goccio lungo perché ha le gomme sporche, sì. Sì, leggermente lungo perché comunque siamo non ha perso moltissimo. Però ha perso due posizioni e 3 secondi abbondanti su John Rambo. Su Mauro Gold. Su Mauro, sì. Anche 4. Mauro Gold che è... ha assistito su John Rambo, attenzione, un'altra volta ci risiamo. Drago su John Rambo all'esterno della roggia, è già difficile passare alla roggia con l'ala sana. Figura purtroppo con questo roggia. Danno credo che Drago stia stringendo i denti almeno per salvare il salvabile. Sì, poi John Rambo rischia di girarsi in uscita dall'Esmo 2. Ho visto, occhio all'ele salva, occhio all'ele salva. Vicinissimo a Drago, però Drago ha il DRS di John Rambo, quindi è veramente tanto difficile passarlo al momento. Mauro Gold, 3 secondi. John Rambo lunghissimo, si gira e prende l'ele salva, non ci credo. Ha preso l'ele. Non ci credo. Questo... 5 secondi. No, pazzesco. Questo è un gran peccato. Non è diventata fantasma la vettura? No. Perché era un istante dopo il contatto con... cioè dopo l'uscita di pista. Gran peccato. Sì, vediamo quindi, perché Mauro Gold sta arrivando su Overboost che tutto sommato con questa gomma media di 19 giri ed è incredibile perché al momento Mauro Gold con questi 3 secondi di penalità avrebbe un decimo solamente da Drago Lievitato che è con l'ala rotta. Sì. Ai box intanto l'ele salva John Rambo. John Rambo monta gomma hard, l'ele salva gomma media nuova. 33 giri già è un pochettino più fattibile con questa gomma media. Sì, assolutamente sì. Penso che più o meno quello era il giro giusto per farlo. Poi. Occhio là davanti perché c'è un quartetto mica da ridere con Ganu, Alesi, Flaminio e Dadoizzi. Vediamo cosa farà il pilota Red Bull che Mauro deve... Z Pro Mauro ai box, quindi strategia normale per lui. Sì. Occhio a Dadoizzi che è dietrissimo a Flaminio che si sposta per farsi vedere negli specchietti. Ah, 3 secondi anche per Flaminio. Ah. Drago Lievitato intanto
ovviamente passa Zeta Pro Mauro che è andato ai box. Mauro Gold a 1 secondo e 3 di distacco da Overboost, che continuerà ancora credo per almeno una decina di giri. Penso di sì. Giovi intanto sta facendo una gran gara con questa gomma soft. Lui dovrà sicuramente fermarsi. Sì, Giovi, penso farà una decina di giri, si fermerà per mettere un'altra soft. Quando gli altri si fermano, si fermerà anche lui. Giovi che dopo un giro era praticamente fuori dalla gara, adesso... Questa safety car lo ha salvato. Beh, era partito ultimo, se non sbaglio. Era partito Sì, ultimo, poi partito si era. Aveva rotto l'ala, quindi si era fermato subito. Attenzione Sì. perché da Dovizi si fa vedere su Flaminio prima della consueta zona di sorpasso, ovvero della prima zona di RS. Sì, attenzione, box sia Alesi che Marco Canu. E quindi è incredibile. Vediamo se ha il DRS da Dovizi. Quindi Sì, ce l'ha. si può difendere da Flaminio. Quindi nuovo leader della corsa da Dovizi. Bandiera Attenzione, gialla nel bandiera T2. gialla. C'è. Chi è? No, Danix si Danix. gira l'altra. Danix alla Lesmo 2. Senza Gran danni, se non peccato. sbaglio. Tanto passa agevolmente e con un grandissimo undercut di Zeta Pro Mauro, perché 4 secondi e 1. Praticamente ha dato un secondo e 9, 2 secondi al suo compagno di squadra. Sì, 2 secondi praticamente, sì. Là davanti intanto Flaminio vede il pilota della Red Bull molto molto vicino e che adesso non ha il DRS, quindi credo che o si fa trainare perché ha gomma più nuova da Dovizi, oppure cercherà di fargli perdere qualcosina, magari per guadagnare qualche posizione anche quando andrà a fare la sosta Flaminio. Anche se io manderei avanti Giovi. Sì, Giovi ha un bel passo, ha fatto anche un giro veloce nel giro scorso e sta attaccando Flaminio anche prima della zona di RS, infatti E già da infatti all'esterno Giovi con questa gomma soft, attenzione perché arrivano velocissimi e quindi può passarne due. Giovi, attenzione, in staccata su Da Dovizi. prova ma... Mauro Gold intanto passa Overboost, si porta in quinta posizione il pilota McLaren. Giovi che tra l'altro l'anno scorso esordì in Pre-Lig come wildcard e andò a vincere proprio all'esordio su questa pista in un rocambolesco GP. Non me lo ricordo. Sì, vinse lui con attaccato proprio agli scarichi l'Uni. Poi però vinse in pista, Sì, ma non esattamente. credo, ma non credo No, proprio penalizzato, però esatto. faccio una gara di vertice, sì. Anche perché poi mi ricordo Con che lui in River. no, non con l'Uni. Sì. Con l'Uni River, sì, che si giocavano il titolo. E tra l'altro disse poi in conferenza stampa, stavamo cercando di non prendere più tagli con l'Uni, quindi non volevamo passarci a vicenda per non perdere Sì. tantissimo. Rallentarono veramente veramente tanto e così perse anche Occhio la all'attacco. vittoria. Occhio all'attacco intanto. Passa agevolmente. Giovi Agevolmente Giovi, quindi adesso con questa gomma soft Lele su Lambo. deve prendere tanto spazio. Lele salva all'Esmo 1 vicinissimo a John Rambo. Lo attaccherà ovviamente nel rettilineo che va dall'Esmo 2 all'Ascari. Si fa all'esterno il pilota della Racing Point. Comunque John Rambo molto molto combattivo, anche se ha questa gomma hard. È stato veramente Rambo stasera. Vediamo intanto perché Flaminio comunque continua a tenere il ritmo di quelli davanti ed è arrivato Advance Apple su questo gruppetto. Mentre Mauro Gold ormai a 4 secondi e 8, comunque tutto sommato al momento rimarrebbe in quinta posizione. Sì.
Ma poi il primo a non avere il DRS, quindi questo peserà sul suo passo, anche se là davanti potrebbero iniziare una battaglia molto molto accattivante. Comunque sia, Mauro in prospettiva dovrebbe stare sul podio, poi bisognerà vedere dopo i piloti Bisogna con vedere la cosa rossa. fa, bisogna vedere cosa fa perché se questa media tiene, comunque mancano ancora 15, 18, 18G, 28. 28G. E niente, stasera è un disastro. No, 28 giri allora è impossibile, si devono fermare per forza. Quelli che hanno Sì, no, montato quella media. si devono fermare più o meno tutti, praticamente. 3 secondi per Jon Rambo, quindi va a 6 il pilota della McLaren. Diamo a Zansepol vicino a Flaminio, ma Flaminio ovviamente si difende col DRS e da Dovizi si sta facendo trainare tantissimo. Sta facendo una gran gara anche il pilota Red Bull. Sì, da Dovizi dopo la sosta comunque è stato sempre lì, molto veloce, molto costante. Con Zeta Pro Mauro al momento a 3 secondi e 3 da Drago Lievitato che ha purtroppo un danno all'ala. Tutto sommato però Drago Lievitato potrebbe cavarsela almeno con un punticino. Sì. Perché c'è il botto di Mike Mai in undicesima posizione. Poi Advance prendersi Apple il su giro. Flaminio. Advance Apple su Flaminio. Sì, Flaminio che è ripartito molto piantato dalla prima variante, poi infatti ha perso un secondo. Anche perché Advance Apple penso che abbia fatto un grandissimo attacco che ha messo un po' in Un bello difficoltà poi staccato, dici? in trazione il pilota della Williams. Sì, adesso i primi tre sono tutti Fuori dal DRS, questo dal DRS. potrebbe aiutare Mauro Gold nella risalita. Sì. Bandiera gialla nel T3 e Lele salva, mannaggia, all'uscita della Ascari. Lele è andato nel pallone dopo il primo errore. Peccato perché comunque sia stava facendo un'ottima gara. Occhio, perché da Dovizio è riuscito a scendere Dovizi si è sotto al rifatto tutto. secondo e quindi questo potrebbe essere una grandissima mossa per tentare di staccarsi da quel gruppetto che c'è dietro. Si ritira Lele Attenzione. Salva purtroppo ai box. Peccato. Eh sì, un gran peccato. Attenzione, quindi Dado Izzi riesce a tenere il DRS e ad allungare su Advance Apple. Mauro Gold continua a guadagnare sul gruppetto davanti, anche perché adesso ha Flaminio con 9 giri di gomma in più sulla sua Williams. Invece Alesi comunque tutto sommato rimane attaccato a Marco Ganu. E Zeta Pro Mauro che sta andando a riprendere Drago Lievitato. Al momento cristallizzate un po' le posizioni. Sì, abbastanza. Occhio comunque da Duizia. Dado Izzi non credo che vada a sorpassare al momento Giovi, perché questo potrebbe far riavvicinare i piloti là davanti e là dietro. Sì, solo nel caso abbia un sorpasso facile sul rettilineo. Esatto, esattamente. Anche perché comunque sia Giovi è nella fase calante della gomma rossa, che sicuramente l'ha usata anche in qualifica, quindi vabbè, forse questa è nuova, però è comunque nella fase calante. Tanto Zeta Pro Mauro, penso che l'attacco sia imminente su Drago Lievitato perché ha 1 secondo e 2. Eh sì, vabbè. 11 giri comunque si fanno sentire sulla soft, anche sulla media, anche se Drago comunque sia. Sta avendo un buon passo con l'ala rotta. Come sgondola in uscita la Red Bull di Dado Izzi. Ganu intanto 1:22:06, gran giro per il pilota della Haas, giro attualmente più veloce della sessione. Sì.
comunque Alesi è lì a 7 decimi dal pilota Haas. Vedremo. Loro sicuramente non si fermeranno, quindi al No, momento sicuro. vediamo quanto. Attenzione, Bandiera comunque gialla nel adesso T3. Jean Rambo si è girato all'uscita della Ascari. L'Ascari ha mietuto tante vittime al momento. Danix, intanto 1.22.4, fa ancora più male vederlo girare così forte. Sì, assolutamente, stavo facendo un'ottima gara il pilota Mercedes. Peccato. Peccato. Intanto occhio da Dovizi, comunque lì a 8 decimi. Ma quello più vicino è Zeta Pro Mauro, che è arrivato nel codone dell'Alfa Tauri di Drago Lievitato. Vedo che Vabbè, Drago, sia bandiera ricordiamo, gialla nel sempre alla... T1. No, ancora Gian Rambo. Drago che Vediamo comunque ha la Zeta loro Pro qua. Mauro. Passa agevolmente il Passa. pilota Haas. Safety Safety car car virtuale. virtuale? Perché chi si è ritirato? Forse Gian Per i detriti di Rambo Gian Rambo, dici? Ha perso troppo lento in pista, non lo so se si è girato. l'alettone anteriore. Boh. Oh, mannaggia. Sì. Eh sì, Si gli è manca tutto, gli manca girato tutto. in uscita di curva Oh, 1. mannaggia. Anche perché adesso davanti. È davanti a Giovi e da Dovizi. Potrebbe far perdere tanto tempo ai Sì, piloti. infatti Giovi ha perso tantissimo, anche se comunque sia se lo riesce a passare potrebbe poi recuperare con il delta positivo che ha. Oddio. Mamma. Ma si dovrebbe scansare Rambo, scusate. Ma al momento non potrebbe neanche passarlo perché c'è la safety car virtuale. E infatti. Infatti, che sfortuna, no, non ci credo. Guarda Mauro Gold! Quanto ha recuperato Mauro Gold! E Si è a un ricompattato il gruppo. secondo! Mamma mia! Si è ricompattato il gruppo. Clamoroso. E occhio adesso da Dovizi su Giovi. Ci prova. Giovi al DRS però. Da Bravo Dovizi. Dovizi. Resiste Giovi all'esterno. Attenzione, tira la staccata con la rossa. Gran staccata di Giovi. E Grandissima staccata di Giovi. questo aiuta ancora di più, però, il diretto rivale del suo compagno di squadra. Ma dà anche una grossa mano a Flaminio, che comunque sia si riesce a riaccodare al gruppo e tra pochi giri dovrà mettere la gomma soft. Mamma Se quanto ha non lo porta in guadagnato. pista. Cioè Sì, era vabbè. 4 secondi e 1 prima della Virtual Safety Sì, Car, praticamente Gian Mauro Rambo è stata la safety car in pista. Gold. Esatto. Pazzesco. Poi vabbè, senza ala totalmente impossibile Era pilotare. anche molto molto difficile, quindi. Sì, no, non gira. E soprattutto i piloti poi non possono sorpassare neanche i doppiati, quindi. Adesso sono tutti lì, anche se Mauro Gold adesso è un secondo e 51 millesimi, quindi fuori dalla zona di RS. Sì, però vede praticamente un'altra gara al momento. Infamino si è Si è girato, girato mamma. Flaminio! Si è girato Flaminio, l'ho visto uscire malissimo. Sì, ha fatto la gufata all'Airoshi. Vai box. Vai box Flaminio. Peccato, peccato davvero. Tanto Giovi resiste in prima posizione. E E anche adesso Canzeppola è lì, attenzione, eh. comunque tutto sommato andrà a montare gomma soft e potrà farcela tranquillamente Flaminio, quindi Sì, non è sicuramente è positivo. esatto. Non perderà Però tantissimo, però purtroppo è lontanissimo, ha perso vediamo troppo. cosa succede adesso perché si arriva alla prima zona di RS con Dadoizzi vicinissimo e Advanseppola anche. Con Zeta Pro Mauro a 8 decimi e occhio perché Zeta Pro Mauro non si dovrà più fermare. Tecnicamente neanche gli altri però hanno queste gomme che inizieranno a deteriorarsi molto molto velocemente.
Tanto vediamo se ci prova da Dovizia adesso, che è molto molto vicino alla parabolica, bloccaggio di Giovi. Vediamo se Giovi andrà ai box intanto. Penso. Va da Potremmo Dovizia, vai da, va attenzione. da Dovizi ai box. Ma da Dovizia monta la rossa. Scelta giusta secondo me. Tanto la sosta la tua fa comunque. Vediamo Prova l'undercut. se pagherà. Prova l'undercut. Quindi i piloti dietro su come Advance Apple, Mauro Gold, Draghi Evitato dovranno comunque rientrare a questo punto per rispondere a Dovizi. Assolutamente sì, Giovi è per forza di cose. Anche gli altri che con più di 20 giri sulla media non arriveranno a fine gara, credo. Advance Apple intanto fuori dalla zona DRS, questo potrebbe avvantaggiare dietro. Sì. Vediamo se riesce a recuperare adesso con l'Hertz in scia. Ha Non spazzito. credo. Ha perso ancora di più. Vediamo quindi se i piloti con la gomma media che si sono fermati sotto safety car risponderanno ad Adoizzi. Da Dovizi che è a 12 secondi dal podio virtuale, diciamo, che è formato da Mauro, Marco Cano e Alesi, Mauro Z Pro Mauro ovviamente. Eh sì, Giovi vanno ai ai box box, tutti. Settimana. Tutti, tranne Zeta Pro Mauro, ovviamente, che torna a Quindi comandare il terzo. GP d'Italia. Anche Drago Bravo Giovanni. continua. Ah, ovviamente, perché si è fermato Giovi. 3 secondi intanto per Danix. Vediamo da Dovizi è davanti, è davanti da Dovizi a Giovi. Un Tanto Giovi Giovi però si è che fermato. partiva ultimo, ma al momento che si è messo alla pari della strategia degli altri, è sesto, con 11 secondi da recuperare sugli altri che hanno gomma media. E non è Sì. del tutto impossibile. Comunque ho avuto una sensazione che la gomma soft dopo 18-19 giri comunque tenesse ancora bene rispetto alla media. Almeno vedendo Giovi con Dovizi. Ma questa gomma comunque ha 11 giri, Vabbè, quella penso che Mauro arriva fino in fondo tranquillamente. Comunque sia dietro Drago si deve fermare, mentre Marco comunque sia. Se lotta con Alesi dà un gran vantaggio a Mauro, secondo Overboost, 3 secondi di penalità fanno 6. Drago e box. Drago, vai box per montare un'altra gomma soft. Dovrebbe finire decimo. Ma c'è anche il cambio dell'ala. Ah, beh, giusto, è vero. 21-3 intanto il giro più veloce della gara ha fatto firmare da Dovizi. Vediamo, Flaminio passa, è dietro a Flaminio. Sì, no, Danix dovrebbe rimanere dietro, sì. È dura adesso per Drago, veramente dura, anche perché comunque sia neanche, cioè non è neanche in zona di RS, quindi recuperare è difficilissimo. Tanto Tanto Mauro comunque sia. Alesi, Alesi sta facendo un garone dietro a Marco Ganu tutta la gara e da Dovizi a Però ha perso, eh? 9-8. Ha perso qualcosa Alesi, eh? Da Sì, però Marco a è sempre 4 secondi. rimasto nel range del DRS, il pilota Sì, Ferrari. quello sì. Lo sì, però nell'ultimo giro ha perso qualcosina. Occhio, perché da Dovizi a 9-7. Sta recuperando tantissimo. Alesi gira un bel po' più lento, sì. Un secondo e mezzo, almeno nell'ultimo passaggio. Anche se adesso ha alzato i parziali da Dovizi. Beh, oddio, ha alzato 9-2. Sì. Abbassato. No, dico i parziali del giro di Ah, intertempo. ok.
Sì, comunque il peggior giro della rossa al momento nuova equivale forse a un gran giro della gomma media di Alesi e Gano. Sì, vabbè. Cioè, il giro veloce di Alesi è un secondo tre più veloce di quello di Alesi, quindi. Comunque gran gara anche di Giovi che è attaccato al codone della cugina dell'Alfa Tauri. Lui che partiva ultimo. Sì, comunque sta facendo segnare tempi molto molto veloci. 8:03 Buongiorno. intanto. Più che la cugina la mamma. La mamma? Vabbè, c'è cioè la sorellastra della Pantera Rosa, della Racing Point, è la Mercedes, e la mamma dell'Alfa Tauri, è la Red Bull. Quindi questi abbiamo anche definito i gradi di parentela quest'oggi. 7-6, mamma mia. Mamma mia, arrivano su che è un piacere. 21:03, intanto il giro veloce di Giovi. Sì, che stanno andando molto più veloci rispetto ad Azzanseppel, meno di 6 decimi. Cosa ampiamente normale. Drago Givitato intanto fa segnare 21 e 236. Batte un colpo lo sfortunatissimo Drago Givitato. Sembrava essersi messa su un binario buono, diciamo, perché dopo che aveva rotto l'ala su Zeta Pro Mauro nel primo stint, un giro più tardi si era poi girato Mauro Gold. Sì, vabbè, è stato vittima di comunque Eh di un sì. attacco assassino di Giorrammo, questo dobbiamo dirlo, insomma. Sì. E quindi poi con le unghie e con i denti ha tentato di rimanere molto molto vicino ai primi. Sì. Comunque così un punticino se lo porta a casa. Assolutamente sì. E comunque rischia anche di prendere qualche posizione perché comunque Overboost se non sbaglio a 6 secondi e Flaminio ne ha 3. Ora, va bene che il DRS fa tanto, però Advance ha ceduto di schianto su Giovi, 3 secondi e 2, infatti si sta rifacendo sotto Mauro Gold. Sì, Advanced Apple non sta tenendo il passo dei due piloti davanti a lui con la rossa. Mauro arriva. E arrivano, credo tra 6-7 giri arriveranno anche da Dovizi e Giovi se continuano così. Là Sì. davanti, Zeta Pro Mauro anche con questi 3 secondi di penalità dovrebbe essere al sicuro. Perché comunque 5 secondi e 7 da recuperare sono 10 secondi totali da recuperare per Dado Izzi. E poi soprattutto ci sarà da effettuare il sorpasso su Alesi e sul compagno di squadra. Quindi credo che Marco non sia tanto per la quale di fargli passare, anche se hanno E gomma anche soft. perché comunque sia Alesi e Gano trainandosi a vicenda comunque non sono due prede facili. Assolutamente sì, 5 secondi intanto. Tirano giù un altro secondo in questo giro. Situazione cristallizzata intanto là dietro. Drago Oh, gli ha 3 secondi per evitato 3 Traore. secondi di Questi penalità. pesano. Questi pesano un sacco perché poteva recuperare almeno una posizione su Overboost. Ah, io credo anche su Flaminio, perché comunque aveva 3 Sì. secondi di penalità Flaminio, doveva Doveva recuperare togliere 4 tanto. secondi, sì, 4 secondi e 7 doveva togliere, sì. Giorambo, intanto altri 3 secondi per lui e credo siamo arrivati a 12 o a 15 per il pilota Sì, 15, McLaren. 15. 15. 15. Mauro Gold che sembra sempre arrivare su Advanced Apple rimane sempre a 1-1. È vero anche che comunque dovrebbe passarlo e dargli 3 secondi. Ha fatto un grandissimo Traversone. traverso in uscita dalla roggia. Sì. Comunque Giovi è rimasto là nei discarichi di Tatuizzi, 8 decimi al DRS, sta facendo la sua gara tranquilla. Dopo un inizio bruttissimo per lui.
Occhio anche ad Alesi che è 6 decimi da Marco Gano. Ma deve aver fatto un errore Marco Gano in uscita dall'Ascari perché l'avevo vista un secondo. E infatti ha perso anche su Zeta Pro Mauro. Sì, ha perso anche su Mauro 3-4 decimi, sì. 3,5. 3,5, occhio. Arrivano. Bandiera Altre gialla ore di nel Rambo. T3 e in uscita dall'Ascari. Altro errore del pilota McLaren. Tanto Advanzeppola comunque continua a perdere rispetto ai piloti davanti. Va E Mauro Gold a non riesce a. 3-4. Adesso è sotto Attenzione il perché. Eh secondo. sì, è uscito male Advance Sì, ha perso dalla 3 prima decimi praticamente. variante. Trazionato malissimo il pilota della Ferrari. E questo ha Bravo. permesso a Mauro Gold di entrare in zona DRS. Per Mauro è fondamentale prendere il DRS da Advanced Assolutamente. Anche per mettergli un po' di pressione. 2-4. 2-4 intanto là davanti per mettergli un po' di pressione, magari fargli prendere anche due avvisi per giocarsela alla pari. Poi la posizione, a meno che non ne abbia preso un altro Advance Apple, quindi gliene basta uno. Questo andiamo a controllare adesso, dai. È vicino Mauro Gold, 3 No, decimi. Advanced Apple è pulito. È Zero pulito. punti. Sì. Mamma mia, bravissimo Advance Apple allora. 2 secondi. 2 secondi, ma attenzione perché Mauro Gold è arrivato su Advance. Sì. Ancora prima della zona DRS si toglie dalla scia e prende la sesta posizione il pilota McLaren. Credo che Advance l'avevamo visto prima in crisi di elettricità, di energia, dalla sua Sì, parte ancora elettrica del motore. Non ancora in abbia crisi. tanto fatto. Diciamo, abbia osteggiato Mauro Gold, anche No, ma anche perché perché comunque sia, ha 3 secondi. a parte 3 secondi, ma comunque sia, avere un pilota davanti che ti traina può portarti vantaggio nel passo e nell'economia della gara in generale. Esatto, anche perché là davanti credo che ci siamo. Eh sì, sono un secondo e due. Ci siamo perché il duello che c'è stato per tutta la gara tra Alesi e Ganu si sta per ampliare. E per 34 millesimi non hanno preso la zona DRS sia da Dovizi che Giovi. Sì, vabbè, la prenderanno nel prossimo giro. Eh beh, ovvio. 7 decimi l'hanno presa già adesso. Occhio Porca perché Giovi. Giovi arriva velocissimo. Lui sì che ce l'ha il Svernicia. DRS. E svernicia la Red Bull di Dado Ma è Izzi. pazzesco, in frenata, ma anche in trazione, come è riuscito a guadagnare praticamente mezzo secondo su Alesi. Vediamo Veramente allora. molto bravo Giovi, eh. E occhio perché poi se riusciranno a passare in questo. Mamma mia! Stavo pensando la stessa cosa, non sono lontanissimi da Mauro che ha 3 secondi. Mamma mia, quanto ha guadagnato in uscita dalla Roggia, Giovi! E Sì, no, un altro pianeta, la rossa. non ha il DRS Alesi, e quindi è più facile passarlo. All'esterno, Giovi passa. Cioè, ti E dirò di mette più, adesso avrà il Alesi. Eh DRS su sì. Marco. Grandissima manovra di Giovi. Attenzione, C'è un botto di Michele Mai, mi sa, davanti. quindi potrebbe dare il DRS a Marco Gano. Quindi potrebbe respirare il pilota Haas. Almeno per Dai, questo giro. io fossi Zeta Pro Mauro non starei così tranquillo adesso, eh? Perché alla Eh fine devi no. recuperare 3 secondi e 6, 3 secondi e 7, Giovi. E Ma bastano anche da 3-2 al Dovizi, momento, da occhio. Dovizi su Alesi. Sì, adesso sì. Marco Gano si è difeso. Occhio perché Alesi tira la staccata. Sì, Alesi l'ha Bandiera. tirata. Si è ritirato Giorambo, Giorrambo, attenzione. occhio. Attenzione. Safety Safety car car che qua. virtuale. Da una safety car adesso avrebbe ammazzato veramente la gara di Mauro. Safety car virtuale, quindi terza safety car virtuale questa sera. Ma
Più una safety car. Più una safety car per il ritiro di Cartista. Intanto il distacco di Mauro è 8-0, adesso si sta accorciando. Sta facendo la stessa cosa che ha fatto prima John Rambo a Marco Ganu. No, vedi, però adesso... Anzi, no, non ha fatto la stessa cosa, ha guadagnato tantissimo Ganu. Sì, e occhio a Giovi, Occhio a Giovi, occhio ad Adoizzi e occhio a Mauro Gold. 3 sì, secondi e 3. Scia potrebbe passare tranquillamente. Ha perso tantissimo Alesi. 3-3 il distacco da Mauro Gold. Vediamo Giovi. Giovi va subito dentro, senza pensarci. All'esterno di Mauro Gold, che non può fare tanto. Dadoiz invece è rimasto lontano. Forse ha recuperato un po' di benzina e di Hertz. Vediamo occhio, dove potranno arrivare adesso. 2 secondi e mezzo da recuperare su Z Pro Mauro, che ha 3 secondi di penalità, e ovviamente non prenderne di penalità. Anche perché Giovi ha, credo, 2 avvisi, perché me ne dà 3, ma penso che uno sia per il contatto a giro 1. Vediamo. Così Giovi ha 2 secondi e 2 dalla vittoria. Eh sì, vediamo se Dadoizzi passa subito Ganu o se attende anche lui. Però Ganu ha DRS di Giovi, quindi può ancora tentare di difendersi. Aia, 5, madonna, alla Ascari comunque la gomma soft ovviamente si fa sentire. Intanto Flaminio passa overboost, scambio, switch di posizione. Sì, Drago è a 7 decimi dal nono posto. Sì, e Mauro Gold è a un secondo. Intanto Dadoizzi passa Ganu agevolmente, sì. anche se Ganu aveva il DRS, quindi un gran sorpasso di Dadoizzi. E dicevo, Mauro Gold è a 1,9 da Alesi, che non riesce più a tenere il ritmo. Tanto sì, un secondo e 8 Giovi, manca solo un secondo e 8 per il pilota Alfa Tauri. Ganu comunque, se rimane lì, una quarta posizione che gli farebbe veramente tanto onore, ma che forse arriverebbe un po' con l'amaro in bocca personalmente. Sì, un per... po' stretta, sì, un po' stretta, perché comunque sia stato secondo praticamente tutta la gara, comunque in zona podio, sì. Ma adesso riprende queste due con la rossa, è un po' dura. Vediamo quindi, 1,9, tutto sommato regge il passo di Z Pro Mauro. Però però secondo me, se la giocano bene sia Dadoizzi che Giovi, trainandosi bene, sì. Poi sì, se la giocano, sì, anche perché abbiamo visto che comunque la rossa dopo 20 giri comunque teneva ancora bene il passo della gialla, e potrebbero fare veramente la differenza. E soprattutto la gialla di Z Pro Mauro ha 12 giri in più. Sì, anche per quello. È arrivato intanto Mauro Gold nei confronti di Alesi, con dietro un'ombra di colore rosso a panino, sì. Tra le due Ferrari, Mauro Gold. Una McLaren tra due Ferrari. 4-2, mannaggia, hanno recuperato tantissimo in questo primo settore. Certo, c'è Danix che penso si stia divertendo un mondo. Purtroppo abbiamo visto che aveva un passo eccezionale, ma ha fatto qualche errorino di troppo. Si trova in 11ª posizione, si toglie lo sfizio di fare il giro veloce in 1:20,8. Occhio a Mauro Gold. Si fa vedere ancora prima della parabolica nei confronti di Alesi.
Adesso sarà una formalità il sorpasso perché zona DRS molto vicino. E vediamo, eccolo qua. Si fa Semplicissimo. all'interno Mauro Gold e col Mamma DRS mia, che devi passa. aprire. Difficilissimo. U3-7 là davanti, mancano 7 decimi a Mamma mia. Giovi. Non vorrei essere Mauro in questa Ma situazione. io non vorrei essere neanche, intanto passa anche Advance Apple, uno scambio di posizioni, vediamo, sì. Scambio Sì, di credo di posizioni in sì. Ferrari, anche perché Advance Apple ha la gomma più nuova e soprattutto più morbida di Alesi, che La ha rossa fatto non la può sua gara passare. fino a questo momento. E La rossa occhio, proprio eh. non può passare. E occhio, intanto Danix di nuovo 1.28 continua a animare il suo giro più veloce. Occhio perché Mauro Gold comunque potrebbe dare 3 secondi nei restanti 7 giri ad Alesi, a meno che non ci sia un po' di gioco di squadra per Boh, le non due saprei. Ferrari, che vediamo, vedremo cosa succederà. Sì, Sicuramente al intanto momento ripeto. Advance Apple è riuscito a tenere il passo del pilota McLaren. Quindi credo che una posizione in meno ce l'abbia poi Mauro Gold. E comunque là davanti un decimo, 63 millesimi. È fatto al momento, Giovi sarebbe primo. E a breve anche da Dovizi secondo, Eh sì. Hanno fatto una grandissima gara sia da Dovizi, ma al momento i meriti vanno tutti a Giovi. Che sembrava partito ultimo, sembrava essere finita la sua gara dopo un contatto al primo giro. È andato ai box, ha montato un'ala nuova, montato la media e poi safety car. E lì è ripartita tutta un'altra gara per Giovi. Quindi l'Alfa sì, Tauri purtroppo purtroppo. perde il suo caposquadra, Dario Livitato, vittima di un episodio non bellissimo, che però prende un punticino, quindi tutto sommato ci mette una. Tu l'avevi detto comunque. Un Alfa. Allora, al momento comunque può succedere di tutto, però io avevo detto porta bene all'Alfa Tauri, quindi non ho Sì. detto a Drago. Ah, sì, appunto. No, comunque Giovi deve stare attento perché ha due avvisi, mentre da Dovizi comunque si è pulito, quindi bisogna stare un attimo Però io concentrati. credo che gli arrivino addosso nel giro di due giri, perché è a 2-2 adesso. Sì, credo che verso il 51 dovrebbero arrivarti addosso davvero. E almeno tenersi la chance che se prende un altro avviso, non ci sarà la vittoria, a meno che da Dovizi anche lui non prenda 3 secondi. Però Però almeno almeno. insomma. Eh sì. Sì. Vediamo. Tanto sta arrivando anche Mauro Gold nei confronti di Marco Ganu, quindi vediamo cosa Sì. potrà fare Mauro Gold con questi 3 secondi. Comunque sia Mauro sta spremendo la sua ass al massimo, Z Pro Mauro. Con l'ers, ma Ma una missione così ce la impossibile. può fare per un giro e tenere almeno 1.9, mamma mia, almeno il distacco sopra i 2 secondi con l'ERS, però poi queste gomme soft, sia alla Ascari sia alle Lesmo, ne ha veramente tanta di più della gomma media, ormai Assolutamente. quasi 30 giri per la gomma media di Zeta Pro Mauro. Ma io credo che anche Giovi vuole prendersela in pista la prima posizione, perché comunque è una soddisfazione in più. Assolutamente. Assolutamente, vediamo quindi. Danix 3 secondi intanto a 3 dopo. secondi. Cambiano poco al momento. Lui cambia pochissimo. Non so, ci è arrivato vicino a prendere il terzo avviso Giovi alla Roggia. Devi essere attento, calmo. E anche qui alla Lesmo 2. 1 e 6. Intanto dietro
Z Pro Morro sta completando quello che avevo detto prima, ovvero è a 2 secondi al momento Alesi, quindi gli basterebbe un secondo al pilota McLaren guadagnare un secondo sul secondo, attualmente secondo pilota Ferrari. Sì. E credo che ce la faccia anche abbondantemente, perché Alesi ha 26 giri di gomma media e soprattutto non ha il DRS. 2-4. Sì, sono entrambi nella fase grande. Dadoizzi! Dadoizzi! Rompe gli indugi e passa Giovi. E occhio ragazzi, però, a iniziare a battagliare voi due, perché sì, è vero. Stiamo che... Stiamo facendo i calcoli, quello da Dovizi, sì. Ah, io pensavo sì, una sì. cosa del genere, arriviamo su Z Pro Mauro e poi ce la giochiamo. E invece Dadoizzi rompe gli indugi e dice, no, non ti faccio arrivare su Z Pro Mauro e mi prendo la prima posizione. Ma Dadoizzi, stando dietro, comunque sia, ha gestito bene l'Hertz e ha qualcosa in più, forse, del pilota Alfa Tauri. Vediamo. Però se è stata tutta tattica di Giovi, di Dadoizzi, per far spremere l'Alfa Tauri di Giovi, oppure se è Giovi che al momento ha detto passa avanti tu e vedi di spremere anche te il motore Honda della Red Bull. Vediamo. Intanto sono a 1-1 da Z Pro Mauro. 1-0, 1-1. E l'avevi detto, al 51esimo arrivano. Eccolo qua. Sì. 9 decimi. E adesso sarà importante anche per Giovi di tentare il sorpasso anche lui subito su. Mamma. È arrivato vicinissimo Giovi. Ed è uscito da Dio. Vediamo se ci sarà un attacco alla Roggia. Sì, mi sa proprio di sì. Si fa all'esterno in curva grande, ma questo fa perdere tanto tempo. Giovi. E passa. Fantastico. Grandissima staccata. Veramente forte questa sera. È arrivato Mauro Gold intanto. È arrivato Mauro Gold nei confronti di Ganu. Tanto vedo dalla chat che è aperto il driver of the day. Io direi di aspettare almeno la fine della gara per votare, anche se comunque vada a finire io ce l'ho già in mente, ma io vi consiglio di aspettare, perché non si sa mai. Ovviamente, come si fa a votare? Si va sul nostro canale Formula Italian Team Official Channel su Telegram e si sceglie il preferito. Chi vi ha più impressionato in questo Gran Premio? Comunque, questo è uno snodo fondamentale, secondo me, perché se Dadoizzi non passa adesso, dopo Giovi avrà il DRS. E infatti Dadoizzi ci prova. Ci prova, sì. Cucina, vediamo se Giovi tira la staccata. Ma non serve tirare la staccata, non serve, invece la tira all'esterno e fa un grandissimo snodo. Attenzione. Dadoizzi, però. Ha trazionato tantissimo. Ha fatto veramente un bel sorpasso. Intanto Mauro Gold, attenzione, perché Mauro Gold ha passato Marco Ganu. Ma sarà impresa impossibile mettere 3 secondi adesso. E però al momento è sesto, ci è riuscito su Alesi. Sì, assolutamente. E Advan Seppol rimane dietro. Occhio là davanti, 1-9. Si stanno battagliandola. Occhio perché Dadoizzi non ha DRS, quindi Così fanno il gioco di Z Pro Mauro se continuano così, perché sì, hanno perso tantissimo. Si avvicina sul rettilineo principale e lo passa, Giovi si prende la vittoria. Vediamo. No, oddio. Che è successo? Ha rischiato di girarsi. Ah, ok. Giovi era sul cordolo della Scari. Mamma mia, l'ho visto. La telecamera posta in grand'angolo non ci ha permesso di vedere questa scodata. Ma arriviamo sul rettilineo principale con Z Pro Mauro che passa e va a iniziare l'ultimo giro. Dadoizzi credo che dia tutto l'ERS al momento. Dadoizzi neanche di più di Giovi al momento. No. Ok, io cambio il mio driver of the day.
L'ha buttata. Non si può. Advance Apple non riesce a passare Gano. Attenzione! Attenzione, perché stanno perdendo tantissimo su Mauro Gold. Sì. Ha tentato un sorpasso alla Giovi. No, Giovi, combini. Giovi doveva rimanere calmo e tentare il sorpasso dopo la Lesmo 2. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Ma ne aveva almeno due di occasioni dopo. Ha staccato fortissimo. Ha regalato la vittoria al momento ad Adoizzi. Stanno arrivando adesso Z Pro Mauro, che ha condotto la gara per la maggior parte dei giri. Da Doizzi addirittura adesso sta iniziando a zigzagare. Vediamo Z Pro Mauro passa in prima posizione, ma è Da Doizzi per le penalità a vincere il Gran Premio d'Italia per 988 millesimi. Arriva Mauro Gold, sesto, che per due decimi e mezzo secondo non prende la quarta posizione. Stavano facendo un grosso errore sia Advance Apple che Ganu. Tutto sommato arriva a sesta posizione. Alesi settimo, ottavo Flaminio, nono Drago Lievitato, che riesce ad arrivare prima di Overboost, quindi a prendere due punticini. Conclude la top 10 Overboost. Arriva Danix e quindi conclude in undicesima posizione anche lui, l'ultimo dei classificati, anche perché c'era ancora il bot di Michemai che girava. Giovi intanto ci dice che ha sbagliato la frenata. È un gran peccato, perché stava facendo una veramente una bella bella gara. Tutto sommato è arrivato in terza posizione, quindi comunque ha fatto comunque il suo. Da Doizzi vince una gara incredibile e purtroppo ancora Z Pro Mauro perde per le penalità. Sì, da Doizzi comunque sempre sotto traccia, alla fine ha fregato tutti. Sì, ha fatto veramente una bella gara. In mezzo, ma non si è mai visto da comunque sia davanti. Beh, anche perché qui comunque andare a fare tanti attacchi poi poteva portare a quello che abbiamo visto alla fine tra Ganu e Advance Apple, cioè a perdere secondi e decimi preziosi. E quindi ha fatto veramente una gara di strategia da Doizzi e se l'è meritato. Partiva sesto, quindi tutto sommato non stava per fare un exploit come stava per far Giovi. Z Pro Mauro uscirà sicuramente, e lo andremo anche a sentire, con l'amaro in bocca da una gara che, come detto prima, ha condotto per la stragrande maggioranza dei giri. Giovi terzo, bravissimo comunque anche dopo l'errore in frenata all'ultimo giro. Marco Ganu, gara solidissima, un gran peccato che non è riuscito a tenere il passo che aveva all'inizio. Advance Apple, bravo anche lui. Mauro Gold è riuscito, un po' di fortuna, un po' di costanza, addirittura a rischiare di arrivare quarto, quindi di allungare ancora di più su uno sfortunatissimo Drago Lievitato. È stata una bella gara, l'avevo detto all'inizio, una gara da Pro League. Sì, assolutamente d'accordo, comunque è stata una gara divertente, con tanti bei sorpassi, qualche errore di troppo dei piloti, di valutazione soprattutto, però... Intanto Andre ci ha salutato, quindi lo salutiamo, ovviamente poi lo andremo a salutare nel consueto saluto di fine live. Intanto Michael, io ti chiedo se puoi invitare i tre piloti. Sì, ad averli tra gli amici. Vedo di risolvere.
Intanto, io direi dalla chat, se volete farci sapere il voto oppure chi vi è piaciuto di più questa sera, scrivetecelo e magari fate pervenire qualche domandina ai piloti. E ci dicono per la corsa di data buoni punti guadagnati da Mauro Gold, assolutamente. E vedremo poi comunque la circostanza. Se ci sarà qualche reclamo, sicuramente ci sarà. Però comunque Non sì. ho giovi tra gli amici, comunque. Non hai Giovi tra gli amici? Vabbè, la risolviamo subito, anche perché sono arrivati i primi due. Abbiate pazienza 2 secondi dalla live. Invitiamo Giovi. Allora, eccolo qua. Eccoci qua. Allora, io direi che possiamo iniziare perché abbiamo il buon Dado che ha vinto una gara veramente, veramente bellissima. Dado, io intanto ti faccio una domanda, anche perché era un dubbio che avevamo io e il buon Tukumik. È stata una gara di strategia, ti abbiamo visto sempre dietro alle persone, non attaccare mai. E quindi ti voglio chiedere, è stata una gara di strategia e di astuzia e furbizia, oppure pensavi di averne di meno di quelli che avevi davanti? Ti rispondo dicendoti che ho effettuato esattamente 2 giri di prova prima della gara. Basta, ho preso il setup alle 9, ho fatto 2 giri offline alle 9 e un quarto, poi sono entrato in lobby. Quindi ti puoi Beato rispondere te. in questa maniera. Quindi direi che hai visto un po' come la situazione stava per andare e poi ti sei adattato, Esatto, diciamo così. sì, Molto assolutamente. bene, molto bene. Comunque, complimenti perché io, per esempio, l'avevo esaminata così. Andare a fare delle lotte, magari si perdevano tanti secondi, eccetera, eccetera. Quindi magari hai aspettato l'ultimo per tentare un attacco. E poi comunque avevi anche un gran passo, quindi ti faccio i complimenti. Tu, Kus, hai qualche domanda tu per Dado? No, passiamo avanti. Molto bene, molto bene. Grazie Dado e complimenti ancora. Passiamo a Z Pro Mauro. Mauro, secondo me io la chiusura di questa gara l'ho detto avrà l'amaro in bocca tantissimo perché hai condotto la gara per la maggior parte dei giri e purtroppo però ancora questi 3 secondi che sanciscono il secondo posto. Però tutto sommato recuperi sui primi due davanti a te in classifica. Eh sì, peccato per i 3 secondi che l'ho presi, gli avvertimenti l'ho presi nei primi 10 giri, poi neanche un avvertimento. E come passo, bene, tranne nel primo che eravamo molto lenti, si poteva girare sul 22 medio basso di passo. E niente, il secondo stint molto bene, molto costante, peccato quei 3 secondi. Se no, mi portavo la prima vittoria della stagione. Sarà per la prossima, sperando che sia a Singapore. Beh, direi che comunque la safety car che c'è stata sia per Dado che per te è stata un crocevia per poi capire come poteva andare alla fine. Cioè, tu sei rimasto, quindi hai optato per un'altra strategia, per rimanere sulla tua strategia normale, tentando anche di allungare con questa gomma soft, sapendo che gli altri stavano rientrando e rimanevano solo quelli che erano partiti con questa gomma media. E invece poi l'hanno spuntata chi ha fatto due soste alla fine. Eh sì, perché cercavo di avere più pista libera possibile, perché sapevo che il passo l'avevo e quindi rimanere nel traffico era penalizzante per me, ecco. E quindi sono rimasto in pista, anche se mi sono fermato dopo 10 giri, però preferivo, come ho detto prima, avere pista libera. Invece, ultima domanda un po' goliardica, quanto l'avete sognata con il buon Marco quando avete visto prima e seconda posizione dopo la pole di Drago? C'eravamo creduti primo e secondo, poi all'ultimo, boom, secondi e terzi, però vabbè, meglio di niente.
Molto bene, molto bene. Grazie Mauro. Passiamo a Giovi. L'anno scorso io avevo esordito con Aveva vinto in Prime, quindi una pista che secondo me gli ricorderà tante belle cose. Tra l'altro all'Alfa Tauri nel 2020 aveva portato bene, avevi fatto un garone, poi purtroppo, come hai spiegato anche in chat, un errore in frenata ti ha rubato magari un tentativo per la vittoria. Sì, intanto chiedo scusa a Dado, quello, come ho detto in chat, alla fine non era neanche un attacco, era semplicemente un errore proprio di frenata. Poi alla fine quello che ne ha pagato di più sono io. Fortunatamente comunque il terzo posto è rimasto, quindi almeno quello me lo prendo. Monza comunque mi è sempre piaciuta come pista, il problema è che praticamente ho fatto un solo giro di qualifica. E questo forse mi ha un po' aiutato, perché al primo giro praticamente ho rotto l'ala, mi sono ritrovato a 30 secondi dal gruppone, è uscita la safety, a quel punto ci ho pensato a fare la strategia altri due stinti di rossa, era comunque possibile, ce l'avrei fatta ad arrivare in fondo, anche perché le condizioni meteo comunque favorivano un po' la durata delle gomme. Il feeling era comunque buono, poi non so sinceramente Gio Rambo cosa ci aveva in testa, visto che sotto virtual praticamente ha deciso di fare la safety car, non lo so, però era senz'altro davanti, era senz'altro davanti. Vabbè, sul rettilineo comunque ci può andare, però vabbè. lì abbiamo perso 8 secondi, infatti il gruppone dietro si è ricompattato, però alla fine sono un po' arrabbiato i giri successivi, però dopo non ci ho più pensato. È stato bello perché ci sono arrivato vicino, però alla fine più i giri passavano più capivo che dietro Dado era lì che se la stava preparando l'attacco, sicuramente aveva molto più ersi, infatti l'attacco è arrivato. Ho capito, vabbè, mi tengo il secondo posto, poi è diventato terzo. Sono sempre 15 punti. Molto bene, grazie Giovi. Se non ci sono domande dalla chat, andiamo col risultato del Driver of the Day. Michael, tu sei rimasto su Twitch? Sì, sì. Domande, ce ne sono dalla chat? Non mi carica la chat. Molto bene, molto bene. Quindi chiunque abbia fatto una domanda, prego di riscriverla, così almeno possiamo leggerla. Purtroppo Twitch è tanto bello per tante cose, ma la chat appena si esce dalla pagina si refrescia tutto, quindi è un grandissimo peccato. Magari si può anche tentare questo, dato che domani ci sarà sicuramente la differita su YouTube, magari farla lì sarebbe una soluzione. Quindi andiamo a dare il risultato del Driver of the Day con 10 voti totali per il sondaggio. Vince con il 50% dei voti Giovi, vince il Driver of the Day, quindi complimenti a Giovi. 20% sia per Dado Izzi che per Z Pro Mauro e 10% per Mauro Gold. Detto questo, siamo in conclusione, lascio andare i piloti al consueto party post gara per i commenti a caldo. Grazie quindi a Dado e complimenti per la vittoria. Grazie a voi. Grazie anche a te Mauro. Grazie a voi. E grazie a Giovi e complimenti anche per il Driver of the Day e per la rimontona. Grazie a voi. Complimenti ragazzi. Io intanto saluto, come detto prima, il buon Andrea Badolato, che è andato in parte a sentire tutti i commenti e le cose successe in questo GP d'Italia. Ringrazio Michael De Benedetti, Tukumic, per avermi supportato questa sera. Grazie Michael. Grazie a te Andre, buona serata a tutti.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e ci continuano a supportare sul canale Twitch, ma non solo, anche sul canale, quello rosso, quello dove mettiamo sempre le differite della live che non si può nominare. Vi ricordo e vi rimando ai nostri social, al nostro sito www.formulaitalianteam.com. Siamo su Instagram, siamo su Telegram con il nostro canale, siamo anche su Twitter, siamo su Facebook, Twitter, non so chi, quanti lo usano, però siamo anche lì, quindi ci trovate ovunque. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali: domani consueto giorno di pausa, giovedì la Master League. Vedremo se Smokeman Re riprenderanno il loro ritmo oppure se il dominatore da qualche gara a questa parte, ovvero Miche, continuerà con il suo passo, e con la variante Matthew, che sono questi tre i piloti che si stanno giocando il campionato della Master League. Vi ricordo appuntamento alle 21 con il Fit Studio, e per finire questa settimana italiana di gare su Formula Italian Team, il consueto appuntamento del venerdì con la Prime League. Io vi ringrazio, vi do un bacione, un abbraccione virtuale a tutti, e andando a presto, solo se Fit non è in live. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.